Teatro Verdi strapieno oggi a Firenze, ma in scena non attori, ma regione, aziende e giovani. Protagonista il Fondo Sociale Europeo. Fino al 2020 ci sono 730 milioni di euro da investire in progetti. Alessandra Parrini. Formazione professionale, lavoro, inclusione, lotta alla povertà va nella direzione della massima trasparenza. Sui bandi di concorso per accedere al Fondo Sociale Europeo, 730 milioni di euro del POR, cioè programmazione 2014-2020, anche questa mattinata in teatro. Le poltrone sul palco ospitano giovani beneficiari e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. In platea ci sono rappresentanti di aziende, enti pubblici, associazioni interessati a conoscere le opportunità del Fondo Sociale Europeo, così come programmato nei tempi previsti dalla Regione Toscana. C'è una novità importante che riguarda le scuole. Per quanto riguarda l'edilizia, no, il Fondo Sociale Europeo non può essere usato per i muri, può essere usato però per dare una mano per migliorare i laboratori e quindi tutta la didattica laboratoriale che tanto è importante, soprattutto nelle scuole tecniche e professionali, proprio per avvicinare il mondo scuola al mondo del lavoro. E questo si farà? E questo si farà, questo è un punto centrale e anche una novità della nostra politica regionale. Da sempre però il Fondo Sociale Europeo, definito un fiume di denaro pubblico, riceve critiche severe riguardo al controllo e alla valutazione dei progetti finanziati, soprattutto rispetto alla formazione professionale. È pubblica comunque la lista dei beneficiari, singoli, enti o aziende, così come c'è un numero verde regionale 800 14 20 20 per avere qualsiasi informazione.